You know what? Non è facile, non so dirvi perché, ma mi viene sempre in testa il pianto per la morte di Ignazio, insomma, una grande poesia spagnola che forse tutti conoscendo, che cominciava alle 5 della sera, erano alle 5 del punto della sera, però insomma, quella lì. Nella quale poesia c'è un verso che secondo me si sta bene anche qui. Mai pensato che sono davanti a questa casa io, ma comunque che diceva quel verso di Garcia Lorca, scritto un Hidalgo. Sì, ricco d'avventura. Ecco, sì, non so perché mi fa pensare però, non ve lo so dire. Non so neanche perché sto qui a parlare io, se non per amore, quello sì, grande, per Luca. Perché Luca, oltre ad avere quel popò di padre, che non è facile nascere figli di un padre così importante, così bravo, eccezionale. E Luca, oltre ad essere figlio di quel popò di padre, era anche un uomo pieno di qualità, bellissimo, alto, elegantissimo. Potrei mettere tanti altri issimi dietro la figura, ma non ce la voglio mettere perché dalla quantità di gente che è qui in questo teatro devo dedurre che siamo in parecchi a pensarla così su di lui, parecchi che lo hanno amato e moltissimi che lo continuano ad amare. Ci sono un'enorme quantità di frasi di circostanza che si dicono in questi casi. Non è usata nessuna. Ecco, mi piace ricordare appunto la Garcia Lorca, tarda da molto a nascere, seppur nascerà un anno così ricco d'avventura. Insomma, è così. Ciao Luca, io non essendo neanche credente non posso neanche dire arrivederci, quindi non dico niente e me ne vado. Buonasera. Prima di tutto, un abbraccio affettuoso alla moglie di Luca, Carolina Rosi, in De Filippo, e una carezza affettuosa ai miei carissimi nipoti, Tommaso, Matteo e Luisa. Una breve letterina indirizzata a mio cugino Luca. Caro Luca,
In questi ultimi anni, dopo la scomparsa di tuo padre, ci siamo frequentati un po' più spesso. Ci ha unito la volontà e il piacere di proporre in scena, con tanto coraggio, sacrificio e fatiche, un teatro di grande tradizione umoristica, un teatro che diverte, ma che fa anche riflettere, pensare. Un teatro come fatto sociale, come ci hanno insegnato i nostri maestri. Teatro vuol dire raccontare la lotta quotidiana che fa l'uomo per dare un senso alla propria esistenza. E noi così abbiamo fatto. Abbiamo raccontato ai giovani il nostro teatro perché imparino e si preparino al futuro. Un popolo che non conosce il proprio passato non ha futuro. Io mi sono sentito spesso negli ultimi tempi al telefono con Luca, non ci siamo incontrati. Mi ricordo che una delle ultime volte che ci siamo incontrati personalmente è stato qualche anno fa, quando siamo stati invitati al Quirinale dal Presidente della Repubblica a ricevere tutti e due un premio a riconoscimento per le nostre fatiche teatrali. C'era festa quel giorno al Quirinale, i corazzieri, i tappeti rossi, le bandiere, la fanfara. E allora quando il Presidente Ciampi ci chiamò per consegnarci il premio, io dissi sottovoce a Luca: ma tu lo saresti immaginato che un giorno avrebbero fatto tutta questa ammuina per noi? E Luca sottovoce mi rispose: sì, me l'ero immaginato perché ce lo meritiamo. Oggi tanti applausi del popolo, della gente comune, sono giustamente rivolti a Luca, ma anche a tutta la famiglia De Filippo, per quello che ha fatto il teatro. L'ultima volta che ci siamo incontrati con Luca, lui mi confidava il suo disagio, il suo imbarazzo a sentirsi chiamare maestro. Dicevo: maestro, ma che esagerazione, maestro, ma noi abbiamo da imparare tanto, sempre, ogni volta che si leva il sipario sulla scena, abbiamo da imparare. Maestro, ma perché maestro? Poi fece una pausa e mi disse: però qualche volta mi fa piacere. Ecco. Caro Luca, malgrado la lontananza dovuta al nostro lavoro che non unisce ma separa, però ci ha sempre tenuto unito l'affetto e la stima reciproca. L'orgoglio di essere napoletani e di chiamarci De Filippo. E a te e alla nostra famiglia tutta che oggi la gente rende omaggio. Da oggi in poi, quando dal palcoscenico ringrazierò il pubblico che mi applaude, ti sentirò vicino a me perché tu sei parte di me, Luca, pure a me, non mi piace un presepe. Thank you.
Я старая, я в облаке крыла.
Buonasera. Sono qui. Sono qui a parlare di Lucca non soltanto perché sono il più vecchio amico del padre di Carolina, di Franco Rosi. 93 anni, non so pochi, 93 anni di amicizia, ma anche perché per volere di Franco Rosi, quando Carolina è nata, io fui fatto suo padrino, sono il padrino di Carolina. Ce l'eravamo dimenticati per anni, io e lei, ma adesso me ne sono ricordato in questa occasione, e come? Perché il ruolo di padrina è un ruolo protettivo, e io stasera sento con tutto il mio cuore che devo proteggerla dal dolore, dal grande dolore per la perdita di un uomo come Luca, di cui lei non era soltanto moglie affettuosa, ma perché Luca e Carolina erano innamorati, e questo acuisce il dolore di questa perdita. Ecco cosa volevo dire per prima cosa, che erano innamorati. Adesso mi aiuto, perché con la memoria alla mia età è difficile proseguire di filato, e dico che questa protezione che io sento adesso di dovere a Carolina è qualcosa che ha, come dire, smosso tanti ricordi, tanti momenti. E ho trovato poi una Carolina che mi ha dimostrato un carattere. Franco Rosi me ne parlava in continuazione, un carattere forte, commoventemente autonomo, capace di sopportare questi momenti con una forza incredibile. Io e Luca non ci siamo molto frequentati, anche perché la differenza di età era enorme, ma ci conoscevamo benissimo. Ci conoscevamo anche perché mio fratello Pelos, che tutti conoscevano per le sue stravaganze, si era assunto il ruolo di precettore di Luca giovinetto, di Luca adolescente, e naturalmente Edoardo, di questo ruolo che si era assunto un ragazzo scapestrato come era mio fratello, Edoardo era molto preoccupato. Però mio fratello non faceva che incitare Luca a, come dire, a una certa autonomia, una certa indipendenza. Perché a Luca è toccato un destino difficile. L'uomo che l'ha più amato è Edoardo, è quello che ha reso più complicata la sua vita, la sua vita di uomo e di attore. Posso dire che la sua, quella di Luca, è stata una lotta per la libertà di essere se stesso. È stata una lotta che lo ha impegnato totalmente e che lui ha vinto. L'uomo Luca, l'attore Luca De Filippo, sarà ricordato per la sua capacità di elaborare un proprio riconoscibile e direi anche
forma di recitazione, anche uno stile, anche uno stile di vita, oltre che di recitazione, che è soltanto suo, e lo ha fatto con delicatezza, con una grazia che a suo modo io trovavo poetica. In lui non c'era niente dell'astuzia anche recitativa di suo padre. Lui era molto più innocente. Quando si dice che il compito di un artista è quello di rinnovare la tradizione con l'aggiunta del talento individuale, io posso affermare con convinzione che questo ha fatto Luca De Filippo. Un'impresa non facile quando la tradizione è rappresentata dalla stessa famiglia a cui si appartiene. Liberarsene senza tradirla, lui non fu un'impresa da poco, non è un'impresa da poco, e lui, Luca, questa impresa l'ha portata avanti vittoriosamente. Oggi sia reso onore alla sua costanza e alla sua bravura. Buonasera. Io sono la tua compagnia, io sono chi cominciò con te, io sono il testimone di quel momento, di quel tuo entusiasmo, io sono stato il compagno di avventure, sono l'amico, io sono tutti, attori e tecnici, da quell'inizio ad oggi. Io sono chi ha guardato nei tuoi occhi, malinconici e teneri, che ci hanno guidato da maestro e da padre. Io sono persona, come volevi tu, prima ancora che professionista. Mi hai insegnato ad amare il teatro per come merita di essere amato. Io sono chi hai scelto con uno sguardo e con un sorriso hai accolto. Ed io sono stato la tua famiglia e tu la mia. Io sono colui che hai inchiodato, cucito, infiocchettato, tirato, legato, illuminato e organizzato fino a notte fonda, nel più piccolo come nel più grande teatro, perché tutto, dovunque, doveva essere al posto giusto. Io in scena sono stato il tuo avvocato, la portiera, il ragioniere, l'amante, il fratello, la moglie, il figlio, la figlia, il maggiordomo, la cameriera. Io sono stato principe e principessa, perché tu sei il mio re. Io sono colui che ha ascoltato i tuoi silenzi
le tue canzoni napoletane. Sono colui che ha brindato con te e ha riso a tutte le tue battute. Io sono il saluto di tutte queste persone che nel corso di questi 35 anni sono state la compagnia di Luca, che ti ringraziano, Luca, per averli messi a parte e formati a una nobile scuola che tu avevi naturalmente ereditato e generosamente hai condiviso. Io sono chi ha cercato sempre di essere degno di te. Io sono la tua compagnia e ti dico grazie per avermi dato, per avermi lasciato tanto, Carolina, i tuoi meravigliosi figli. Io sono la tua compagnia, io sono e sarò sempre con te. Tu sei e sarai sempre con la tua compagnia. Massimo Almaniti, sono stato e sono amico di Luca da molto tempo.
circa 30 giorni fa. Luca mi parlò delle sue preoccupazioni per la memoria. E ricordo che mi disse che come attore è importante ricordare le parole, i dialoghi, le intonazioni dei suoi personaggi. E mi disse anche che il ricordo è come una letteratura personale attraverso il quale uno costruisce e ricostruisce continuamente le trame della propria vita. Sicuramente la memoria è importante. E io ricordo Luca sul palcoscenico, quando recitava il Natale in casa Cupiello nel figlio, in Tomassino, oppure più recentemente nel sogno di una sbornia di mezza estate, in cui recitava la figura di questo facchino che viveva nei passi di Napoli, e nel sogno gli giungeva la figura di Dante Alighieri che gli dava i numeri. Però ricordo anche Luca, non so, che pescava stando sul suo gozzo e tenendo il timone, e lo ricordo in campagna con Carolina e i suoi cani, lui uomo di mare che aveva imparato ad amare la campagna. Ma quello che vorrei soprattutto ricordare è l'impegno di Luca per i ragazzi, per i giovani. Lui mi parlava di come trasmettere nella sua scuola di recitazione la passione per il teatro e il gusto per la recitazione. Giusto un mese fa Luca organizzò a Napoli un convegno per sensibilizzare le amministrazioni locali a sostenere i ragazzi di Nisida, dell'Istituto Filangeli, di modo che ci fosse un supporto al loro percorso. E poi ricordo un altro episodio, e Luca mi parlò dei bambini e dei ragazzi che vivono all'interno delle famiglie della camorra e della mafia. E lui disse che per far, diciamo, sfuggire a un destino segnato, sarebbe stato necessario allontanarli e affidarli a delle comunità educative. Quando lui me ne parlò, io sono uno psichiatra per gli adolescenti, a me sembrò una battuta, e invece fu una specie di intuizione quasi profetica. Proprio da un po' di tempo i giudici del Tribunale di Reggio Calabria hanno deciso di fare dei provvedimenti di allontanamento dei bambini e dei ragazzi che appartengono alle famiglie dell''ndrangheta, tra l'altro ottenendo risultati importanti. Cioè, credo, per ritornare al tema della memoria, che la memoria è quello che siamo. Ognuno di noi è parte della propria memoria, e sono sicuro che Luca continuerà a vivere nella nostra vita e nella nostra memoria per sempre. Un grande uomo pieno di valori che ha dedicato la sua vita al teatro.
lasciandoci guidare dai versi di un grande poeta, abbiamo in questo modo potuto offrire l'ultimo saluto a Cadolo. Il lavoro con Gullig, che invece va a tendere con Gullig, che prima baci Gullig. Ah, se potesse dire che il tuo cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di. Seguendo le orme del padre, Edoardo, egli ha portato avanti l'iniziativa a favore dei ragazzi disagiati della nostra città e di quelli di Misida. E si potesse sentire che il tuo cuore sente, dicesse eternamente, voglio restare con te. Aver conosciuto Luca De Filippo è stato per noi una grande occasione, perché è riuscito a trasmettere la sua passione nei ragazzi di nuova generazione, a farci scoprire i nostri talenti e a coltivare l'amore per la recita e per il teatro. Poco sapevo scrivere, poco era un analfabeto e come un poeta cantavo cantare. Desideriamo trasmettere un messaggio di etica morale con queste poche parole venute dal cuore che a volte sembroglio, sposto il virgolo, lo butta a mirati, mette lo goccio di, a donuncia da sta. Ma a volte succede che di fronte a grandi emozioni il cuore è incapace di esprimere con le parole ciò che si sente vero e profondo. E tu costai assente, tu non puoi pensare come succede spesso, e addio felicità. Ciao Luca, la tua assenza ci ha lasciato una spina nel cuore. Noi ragazzi di Nisida ti pensiamo costantemente. Nel nostro piccolo spesso facciamo ciò quello che hai sempre amato di noi, recitare. Sarai sempre nei nostri pensieri. Tu che per qualche ora ci hai fatto evadere le nostre, le nostre menti. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Ti salutiamo nel dirti, Lucario, ti piace un frisiere.
pure Giordana, ma non leggo un pezzo che ho scritto per la stampa di ieri, non credo di essere in condizioni di improvvisare niente di sensato. In ricordo di Luca Di Filippo. Luca non era un attore italiano e nemmeno figlio di Edoardo e nipote di Scarpetta, malgrado il DNA avesse nel tempo prodotto una somiglianza inequivoca. Luca era un attore inglese, figlio di John Gielgud, Michael Redgrave, Ralph Richardson, Laurence Olivier, nipote di Edmund Kean e John Philip Campbell e più su ancora di Richard Cumberland, John Ray, David Garrick. Un attore inglese che recitava però in napoletano, lingua di cui sapeva ogni sfumatura, così atta allo spettacolo, da volerla mantenere di studio alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli, l'ultima impresa dove si era buttato a titolo gratuito. Ieri sera nei teatri italiani, credo proprio tutti, ogni attore, ogni compagnia ha voluto rendergli omaggio, segno che il suo understatement, anziché renderlo invisibile, l'aveva invece scolpito nei nostri cuori molto più di qualsiasi esibizionismo, di qualsiasi voce stentorea o maschera indossata. Fu lo stesso Edoardo a passargli il testimone nel suo ultimo discorso pubblico a Taormina nel 1984, ammettendo di averlo cresciuto nel gelo delle mie abitudini. Ma quell'eredità che avrebbe potuto schiacciarlo l'ha invece lasciato intatto. Avrebbe potuto rinnegarla o peggio amministrarla a scopo di lucro. E fece invece ragione di continuo studio sul lavoro di De Filippo, concedendolo a chi era coerente e soavemente negandolo a chi l'avrebbe invece stravolto. L'unica preoccupazione di questi giorni, prima ancora dei figli, prima ancora di Carolina, sono state le sorti della sua splendida compagnia, i contratti da onorare, gli spettatori da non deludere. Questo senso di responsabilità e di segreta eleganza mi sembra il suo insegnamento più grande, quello che vorrei serbare. Ciao, Sir Duke of Philip, amico caro. Piaceva moltissimo a Luca e che soprattutto Luca ha messo, aiuto, ha messo in atto proprio, che è il punto di arrivo. Si dice che nella vita dell'uomo c'è un punto di partenza ed un punto di arrivo, di solito riferiti all'inizio e alla fine di una carriera. Io invece sono convinto del contrario. Il punto di arrivo dell'uomo è il suo arrivo nel mondo, la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte, che oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani. Perciò a me la morte mi incuriosisce, mi sgomenta, ma non mi fa paura, perché la considero la fine di un ciclo, il mio ciclo, che però darà vita ad altri cicli legati al mio. Soltanto così, anche se non crediamo a un Dio al di fuori di noi, possiamo sperare nell'immortalità, non quella clamorosa di un Dante o di un Leonardo, ma pur sempre immortalità. I cicli, sempre uguali e sempre diversi, si susseguono, accogliendoci tutti nella loro inarrestabile evoluzione. Un'immortalità umana, quindi, limitata, ma all'uomo è stato concesso il dono di sognare, che non è poi piccola cosa. Dunque, questi miliardi di punti di partenza
che miliardi di esseri umani morendo lasciano sulla terra, sono la vita che continua. La vita che continua è la tradizione. Se un giovane sa adoperare la tradizione nel modo giusto, essa può dargli le ali. E qual è il modo giusto? È lo studio, l'approfondimento delle esperienze di chi ha vissuto prima di lui. Naturalmente, se si resta ancorati nel passato, la vita che continua diventa vita che si ferma, e cioè morte. Ma se ci serviamo della tradizione come di un trampolino, è ovvio che salteremo assai più in alto che se partissimo da terra. E questo Luca veramente l'ha fatto. Grazie Luca, veramente. Grazie.